Siamo in compagnia di... Di Johan Brunel. Johan Brunel, tu sei un artista? Piuttosto un designer. Ah, un designer. Sì. E tu hai fatto questa installazione qui al Palais Royal. Cosa significa questo lavoro? Per me è un po' il risultato dell'anno che ho passato a Villa Medici, a Roma. Ah. È una residenza importante per i francesi, questa Villa Medici. E ho lavorato sulla questione dell'acqua e anche della relazione tra la cultura mia, che è metà finlandese, perché mia madre è di Lapponia finlandese. Ah. dove la sauna è una cosa importante, perché c'è una sauna per 2 abitanti in Finlandia. Poi ho lavorato anche sulla cultura termale antica di Roma. Ah. E ho fatto una creazione che è l'incontro della cultura finlandese di mia madre e della cultura antica. Tu hai parlato del recupero dell'ozium. Sì, assolutamente. L'ozium è una nozione che ho riscoperto a Roma, che non conoscevo, infatti... Ho sempre lavorato su questa nozione senza sapere che esisteva nell'antichità, ma Seneca ha scritto cose molto interessanti su questa nozione, che era prima del negozium. Esatto, il negozio è il lavoro, invece ozium sì, come felicità, come star bene. Sì, lavorare su questa... nozione di prendere il tempo, di fare, della riflessione, di non fare che sarebbe una cosa ancora più fondamentale del fare. Soprattutto ora, dove forse magari perché viviamo in tempi di velocità, sì, allora, di tecnologia, di sempre essere chiamato, sì, di fretta. Tutte parti. È importante penso adesso, oggi è una cosa che può cambiare il mondo in una maniera più ottimista. Cioè tu magari sostieni che abbiamo più bisogno di qualità di vita più che di quantità. Sì, questo... e anche di arte di vita. Arte, ancora di più, che voi avete italiani e anche... finlandesi, c'è un'arte di vita del momento. Come è nata la passione del design? Per me sono sempre stato nella creazione da quando ero piccolo. Ma una questione di famiglia allora? O sì, perché i miei genitori sono architetti. Ah, ecco. Ma non mi piaceva questa idea di essere architetto, perché era una cosa un po' conflittuale, sempre in guerra contro tante cose per fare un edificio. Ma per me è più interessante creare così dispositivi. Ascolta, questa sauna, questo è un progetto tuo, questo? Sì. Cioè, ma cos'è? Una sauna portatile? Sì, leggere, nomade. Ah, nomade. Che può essere postato nella natura, differenti posti. La sauna va anche con questi pontili sì, che sono là. Anche la fontana, che è un'ispirazione della cultura delle fontane di Roma. È tutto un misto di culture diverse, sì, che sono... Beh, siamo in un'epoca di contaminazione, quindi... Sì, quindi dobbiamo hai raccolto ibridare. Il meglio, sì, ibridare... Sì. E allora, questo è uno dei risultati del mio lavoro a Roma. Grazie.